Ormai si sa, l'Abruzzo non è più l'isola felice da molti immaginata, gli appetiti della criminalità organizzata sono sempre di più ed è per questo che, vista anche l'indole degli abruzzesi, il crimine non deve mettere radici. In tal senso, un protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito della zona economica speciale ZES della regione Abruzzo, aree portuali di Ortone e Vasto, è stato sottoscritto in prefettura a Chieti, un protocollo tra il prefetto Armando Forgione e il commissario governativo straordinario della ZES della regione Abruzzo, Mauro Miccio, gli amministratori dei comuni di Vasto e Ortona, ma sono 20 le amministrazioni interessate, i responsabili delle forze dell'ordine, della capitaneria di Porto di Ortona, i rappresentanti della Camera di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'ARIC e dell'ARAP. Signor prefetto, l'importanza di questo protocollo. Abbiamo voluto dare questo momento anche di formale, anche così di contenuti importanti, perché vogliamo sottolineare un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli enti cofirmatari e delle forze dell'ordine, sotto l'egida appunto della prefettura, per poter dire che questi fondi per le zone economiche speciali, che sono fondi considerevoli anche per incrementare. Siano fondi che possono essere tutelati nella loro, come dire, nel loro percorso e nella loro spesa, ed evitare quelle infiltrazioni che la criminalità organizzata spesso, voglio dire, pone in essere proprio laddove ci sono grossi flussi di denaro. Per il commissario ZES Miccio una responsabilità importante perché i fondi hanno un termine per essere spesi, altrimenti c'è il rischio di perderli. Il tutto però deve essere attuato nella massima trasparenza. Noi abbiamo un obbligo di fare presto. Questi fondi entro la fine dell'anno devono essere espletate tutte le gare. Queste gare saranno poi realizzate con l'assegnazione entro il prossimo anno con le imprese, con l'apertura dei cantieri, e soprattutto noi abbiamo l'obbligo che questi 40 milioni che avranno la loro realizzazione in infrastrutture retroportuali, ferroviarie, stradali e banchine portuali, questi sono i lavori di competenza del commissario. Lo deve fare in modo assolutamente con procedure semplificate, con il rispetto dei tempi, perché altrimenti i fondi non solo vengono persi, ma devono essere restituiti quelli spesi. Quindi è una responsabilità importante, però come il Presidente della Repubblica Mattarella ha ben detto, dobbiamo fare presto e bene. Bene vuol dire nella legalità, nel rispetto delle regole. E non è solo un fatto, aggiunge, di mafia e antimafia, ma C'è un elemento molto importante che è la tutela del lavoro, quindi la sicurezza sul lavoro e la tutela delle regole di coloro che parteciperanno ai bandi. Dobbiamo far partire 40 milioni di opere, io conto di farle partire tutte nei primi mesi del prossimo anno. Questo significa che noi abbiamo la possibilità di dare non solo occupazione, confermare lavoro e soprattutto dare la possibilità a chi è in questo settore di poterlo fare nel rispetto della legge.